Oggi andiamo in Lucania, esattamente a Senise, ai piedi del Parco Nazionale del Pollino. Andiamo a conoscere un'azienda nata nel 1978, la prima ad avviare la produzione di substrato di fungo cardoncello. A parlarcene è il nostro ospite, il responsabile commerciale Guido Perroni, a cui do il buongiorno. Buongiorno Guido. Allora, raccontaci un po' questa azienda. Volentieri. L'azienda Castelluccio, come dicevi, nasce nel 78 appunto come produzione di substrato per la coltivazione del cardoncello, Pleurotus laryngei, come nome scientifico. Durante, diciamo, le varie evoluzioni dell'azienda ci siamo ritrovati a dover affrontare quello che potrebbe sembrare un problema, ma invece è stato un bellissimo aspetto, perché questo fungo è molto richiesto in Italia. Un po' da tutte le categorie, dalla grande distribuzione alla ristorazione. Però cosa succede? Succede che per la coltivazione ci sono dei limiti, in quanto fino adesso abbiamo dovuto coltivare questo fungo in maniera tradizionale, cioè all'aperto, non al chiuso, e quindi non c'era la possibilità di avere una regolarità per la distribuzione di questo fungo. Quindi cosa succede? Coltivandolo all'aperto veniva colpito da una malattia che viene chiamata batteriosi, che non dava la possibilità di poter coltivare anche al chiuso questo fungo, perché più mettevi al chiuso dentro, quindi ambiente climatizzato, il fungo, più veniva colpito da questa malattia. Ecco, noi adesso abbiamo messo a punto una particolare tecnica di coltivazione che abbiamo brevettato, che ci permette di contenere questa malattia, ci permette di avere il fungo tutto l'anno con una distribuzione settimanale, soddisfacendo così i requisiti richiesti dalla grande distribuzione. Non utilizziamo nessun tipo di fitofarmaco, quindi guardiamo anche l'aspetto salutistico di questo fungo, che è molto importante e ha molti, molti pregi. E in questo modo stiamo distribuendo già su tutto il territorio nazionale. Adesso vedremo, ci daranno una certificazione che abbiamo già ottenuto comunque del biologico, e ci sposteremo anche all'estero con la distribuzione. Il cardoncello è un fungo eccezionale, si presta a qualsiasi tipo di preparazione, è molto gustoso. Io mi dilungherei moltissimo a parlarne, perché però i tempi sono ristretti, quindi non ci resta che assaggiarlo. Certo, a questo punto, Guido. Bisogna assaggiarlo, gustarlo. Un made in Italy, un made in Lucania. Sicuramente. Io ti ringrazio, Guido, grazie, e ti auguro buona giornata. Grazie tante, grazie a voi.